Innanzitutto chiamo qui il presidente Pietro Foglia. Perdonatemi se faccio qualche gaffo qua. Sì, presidente, mi dispiace, devo attrezzare una valletta, c'ho un valletto. Si poteva fare di meglio. È un ricordo della mostra che ovviamente adesso, non dicevo, sono semplicemente un pensiero da parte di mio padre che rappresenta poi in qualche modo l'immagine della mostra dei soldati. Infatti questo è in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, quindi visto che la mostra riguardava i soldatini era il pensiero adeguato. Prego. No, io ringrazio Alfonso Giovine che per l'amicizia che collega da tempo, mi dispiace dell'assenza motivata dell'avvocato. Io sono stato, quando me ne ha parlato Alfonso, sono stato contento di, insomma, in qualche modo di partecipare non solo con la persona ma fattivamente a questa manifestazione, ritenendo che in una piccola comunità quale quella di Calabrita e di Guaglietta in particolare, questi motivi sentiti, perché vedo, insomma, fatti con il cuore, con la partecipazione, credo che possano essere un motivo aggregante. Vedete, noi, insomma, è inutile che ve la faccio lunga, noi attraversiamo un periodo di enorme difficoltà in cui ricordare alcuni valori, io vorrei dire che quando 150 anni fa all'insediamento del primo Parlamento italiano Massimo D'Azeglio disse, ebbe a dire, abbiamo fatto l'Italia, ora occorre fare gli italiani. E purtroppo sono passati 150 anni e questo, insomma, non ci si è riusciti ancora, viste le divisioni che attraversa il nostro paese e queste forme di localismo, perché di questo si tratta, che poi vengono magari ad una esigenza giusta, la risposta sbagliata, che è quella del secessionismo. Io voglio rivolgere un solo ricordo, vorrei che tutti quanti insieme, allora è garante di questa, della nostra unità nazionale, riconosciuto dagli Stati Uniti d'America, il presidente Giorgio Napolitano, al quale vorrei che noi facessimo un applauso. Un periodo in cui la politica ha ceduto il passo e di cui oggi parliamo tutti quanti insieme, una crisi che dura da 17-18 anni è l'unico garante non solo dell'unità nazionale ma di una dignità dell'identità italiana che lui va affermando nel mondo e in Europa. Vedete, 150 anni, però di fatti la Repubblica Italiana è giovane, l'Unità d'Italia si è realizzata, ma noi abbiamo un'identità che va dal Medioevo, perché Dante, insomma, parlava di italianità. Nel diffondere la cultura italiana nel mondo si diffondeva la cultura della italianità. Oggi noi, questa piccola comunità, diamo un contributo a questa identità, sperando che, stando insieme, insomma, disposti anche a quelli che saranno i sacrifici a cui saremo chiamati nei prossimi anni, usciamo da una crisi che ci attanaglia, ma se ci mettiamo tutti insieme io credo che noi la superiamo. E anche perché, che ne dicano i padani, noi del Mezzogiorno, in particolare della provincia di Avellino, siamo tenaci, caparbi e sappiamo uscire. Abbiamo vissuto periodi tristi e grigi, ma ne siamo sempre usciti a testa alta e anche questa volta noi ne usciremo. Grazie. Un argomento, quindi poi siamo tenuti a noi, ricordati Calabrito e Guaglietta. Grazie per il tuo sempre impegno.
E...